Ci siamo presi del tempo per parlare di questo nuovo Axon 20 5G, ma ragazzi, voglio dire, stiamo parlando del futuro e parlare del futuro richiede sempre il suo tempo, non si può improvvisare. Prima di partire con questa chiacchierata, ovviamente sì, chiamiamola chiacchierata perché non sarà una vera e propria recensione piena di dati e di altro, sarà più appunto una chiacchierata tra amici in cui vi raccontiamo la nostra esperienza d'uso con questo bellissimo prodotto. Ringraziamo ovviamente tutto il team Zazza per avercelo fatto avere. Quindi ora iniziamo subito. Partiamo ovviamente dalla confezione di vendita, che è esattamente evocativa di ciò che vuole e deve essere il prodotto, ovvero una sorta di evoluzione della specie in campo smartphone. Non serve appunto che vi spieghi chi è l'uomo raffigurato sulla parte esterna dell'involucro, cioè Charles Darwin, e perché è così importante. Sfilato il rivestimento esterno, apriamo la confezione e il suo interno. Oltre allo smartphone troviamo cavo Type-C, più caricatore rapido da ben 5V e 3A, compresa asiatica. Fortunatamente poi verrà fornito l'adattatore. Spilletta per rimozione SIM, adattatore Type-C jack 3.5 e cover in TPU. Passiamo dunque ad analizzare il design e i materiali del prodotto. Il device, come da tradizione Axon, non lesina assolutamente dal punto di vista della qualità dei materiali. Anche il frame laterale segue il colore principale, mentre il modulo quad camera è situato nella parte sinistra in alto della back cover in stile semaforico, leggermente sporgente. Il telefono è costituito sul retro da vetro, mentre si trova alluminio sul frame laterale. La costruzione è veramente ottima e non sono presenti imperfezioni. Ma come sta in mano? Ebbene, qui ragazzi ci troviamo davanti ad una piccola padellina. Troviamo infatti una super diagonale di display da ben 6,92 pollici e dalle dimensioni pari a 172,1 x 77,9 x 7,98 mm. Ed è inutile nasconderlo, il prodotto non è per nulla comodo da utilizzare ad una mano. Fortunatamente ci sono i bordi curvi nella parte posteriore che è associati appunto ad un peso piuma per le dimensioni, parliamo comunque di 198 grammi, allievano leggermente la sofferenza. Il display è un favoloso pannello Super AMOLED in tecnologia HDR10 con risoluzione di 2340x1080 pixel, quindi un Full HD Plus, la refresh rate a 90 Hz. Si tratta di uno schermo decisamente luminoso e dei colori ottimamente tarati e naturali, in linea con quanto visto su altri display di casa Axon. La luminosità è buona ed il sensore per la regolazione automatica risulta sempre preciso e reattivo. Il display, e qui la grande novità, o meglio l'evoluzione della specie appunto, non presenta nessun noccio, foro o altro sistema particolare, perché sì, la selfie camera è praticamente implementata sotto al display e durante l'utilizzo quotidiano è difficilissima da vedere. Su sfondi o pagine molto chiare riuscirete ad intravedere un leggero sfarfallio, ma veramente poca roba. Assente anche la capsula auricolare, che anche in questo caso l'audio viene veicolato e diffuso direttamente dal pannello tramite delle vibrazioni, ma ve ne parleremo dopo. Il dispositivo è mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 765G, in pratica è il processore del momento, assistito da 6 GB di RAM, un Adreno 620 e 128 GB di memoria espandibile. Durante l'uso quotidiano il telefono non ha mai presentato il benché minimo lag o impuntamento di sorta. La navigazione web è ottima. Ed è ottima anche la fluidità nel gaming, grazie alla buona GPU. Come spesso vi dico, i risultati dei benchmark significano relativamente poco, ma so che molti di voi ci tengono a vederli, quindi eccovi gli screenshot. Per quanto riguarda gli sblocchi, il prodotto presenta un lettore per le impronte digitali under display, decisamente preciso e reattivo, perché sblocca praticamente 9 volte su 10, e presenta anche lo sblocco tramite volto in tecnologia 2D, ovviamente non ipersicuro, ma abbastanza pratico, veloce e preciso. Veniamo adesso al comparto fotografico. Axon 25G vede la presenza di una quad camera con intelligenza artificiale posteriore con sensore principale da ben 64 megapixel. Nello specifico, i sensori sono rispettivamente da 64, più 8 per l'ultragrandangolare, più 2 i sensori macro, 2 per raccogliere la profondità di campo. Tralasciando dati tecnici, aperture focali e tutto il resto, parliamo di come scatta e che tipo di risultati si riescono a tirar fuori con questo Axon. Come potete notare, le foto con buona luce risultano abbastanza valide, non troviamo colori troppo saturi o sbiaditi, i dettagli sono abbastanza buoni. Anche nel caso di Axon va segnalato che, come nella maggior parte dei casi, le foto in modalità automatica però vengono scattate a 16 megapixel e non a 64, grazie all'intervento software del pixel binning.
anche i video, come potete vedere ora, a sinistra registrato a 1080p e a destra invece in 4K, risultano decisamente validi. Si può registrare fino a 4K a 60fps, ma da segnalare che se si vuole sfruttare la stabilizzazione elettronica, bisogna registrare al massimo in 4K a 30fps. La qualità di sera cala tantissimo, troviamo colori e dettagli impastati, luce mal calibrata, colori un po' sbiaditi. Anche il reparto video in questa condizione risulta di scarsa qualità. Veniamo poi alla tanto discussa fotocamera frontale invisibile da ben 32 megapixel che, come dimostrato prima, è praticamente impossibile da individuare durante l'uso quotidiano, ma probabilmente non è esattamente una tecnologia ancora matura e quindi vi restituirà dei selfie come se ci fosse una leggera patina, una sorta di velo davanti, quasi un filtro bellezza poco gradito ed esagerato. Dal punto di vista dell'autonomia non vi parleremo di ore di schermo raggiunte, ma vi racconteremo l'esperienza sul campo, perché la batteria è un'ottima unità da 4220 mAh, grazie alla quale comunque riuscirà ad arrivare senza alcun intoppo a sera anche in condizioni di uso stress. Con uso medio del dispositivo si può tranquillamente superare la giornata di utilizzo. Presente comunque in ogni caso la ricarica rapida a 30W, quindi vi basterà sostanzialmente poco più di un'ora per poter ricaricare completamente il terminale. Per quanto riguarda la ricezione Axon 25G, nonostante sia un prodotto non propriamente destinato al nostro mercato, implementa tutte le bande utili alle nostre latitudini, compresa anche la banda 20. Informazioni sulla spedizione della tua SIM o conoscere lo stato della tua richiesta. La ricezione è sempre ottima sia in interno che in esterno, i nostri test sono stati effettuati con operatori Iliad e non abbiamo mai riscontrato problematiche. L'audio in chiamata, nonostante venga trasmesso direttamente dal display, risulta abbastanza pulito, raggiunge un buon volume. Come si evince dal nome, il prodotto supporta anche la nuova tecnologia 5G, ma la nostra zona purtroppo non è coperta dalle rete e quindi non c'è stato possibile testarne la qualità. Ottima anche la connettività tout court, visto che il prodotto implementa un Wi-Fi in tecnologia dual band ed un Bluetooth in tecnologia 5.1. È presente il modulo NFC, ma purtroppo non è utilizzabile alle nostre latitudini, quindi niente pagamenti contactless. Validissimo anche il GPS che aggancia il segnale in pochi secondi, lo mantiene stabile durante la navigazione. Bene, ma non benissimo il comparto audio. Differentemente da quanto visto su Axon 10 Pro, qui l'audio torna ad essere di tipo mono, anche se la qualità generale risulta comunque buona. Assente sfortunatamente l'ingresso di un jack per le cuffie, ma fortunatamente presente in dotazione l'adattatore. A muovere il tutto ci pensa poi la Mi Favor OS in versione 10. Attualmente il prodotto arriverà con Mi Favor OS 10 in versione asiatica su base Android 10 e patch di sicurezza del 1 agosto 2020. Nonostante di default non sia presente la lingua italiana, grazie al solvente lavoro del team Zaza, possiamo averlo tramite More locale e quindi avere anche il Play Store, che in questo caso non solo ci farà avere tutte le app di terze parti in italiano, ma addirittura viene tradotto praticamente anche il 90% del sistema operativo. Questa interfaccia comunque ormai è praticamente Android stock, ma con qualche chicca che è ben implementata e molto più curata a livello grafico. Molto ben implementate sono anche il sistema delle gesture di navigazione che risultano decisamente intuitive e precise, ma anche l'introduzione della Dark Mode. Come però spesso accade nei prodotti ZTE, Axon, insomma, diciamo che il rapporto qualità-prezzo è sempre il tallone d'Achille. Attualmente questo prodotto può essere acquistato import, ovviamente rivolgendosi ai nostri canali, sempre dal multistore del Zaza, ad un prezzo circa di 400 euro, che supera leggermente, anzi 400 euro. Certo, adesso voi mi potrete dire sì, ma quel prezzo c'è molto altro, c'è tantissimi altri prodotti sicuramente anche più validi, più belli, con una fotocamera migliore, indubbiamente. Però voi volete mettere la sensazione che si prova ad avere in mano il futuro o comunque un prodotto che vi sta parlando del futuro?
o di un prodotto che vi sta mostrando uno dei possibili scenari in cui ci troveremo davanti in futuro? Perché parliamoci chiaramente, ZTE è stato in grado di innovare laddove molte altre case produttrici continuano a rimanere, diciamo, nella loro gabbia, nelle loro idee, nei loro design. Invece loro sono riusciti ad innovare, a portare qualcosa di nuovo in questo mercato saturo di prodotti molto spesso tutti molto simili. Sicuramente, nello specifico, le caratteristiche migliori di questo, i punti di forza di questo device sono sicuramente il display, comunque, che è decisamente buono. Il fatto appunto che abbia questa innovazione nella fotocamera frontale, sicuramente il peso irrisorio rapportato ovviamente ad un display così grande, essendo comunque una padellina, cioè pesa meno di 200 grammi. Ed ovviamente anche, diciamo, un'armonia generale nelle forme. Le pecche invece sono sicuramente la mancanza di una ROM globale e l'inutilità del modulo NFC. Noi per adesso ci salutiamo qui con questa chiacchierata di questo Axon 25G. Abbiamo detto penso tutto. Se qualcuno ha ovviamente qualcosa da chiedere, come al solito, può farlo qui sotto nei commenti. In descrizione, ovviamente, tutti i nostri canali. Seguiteci sui nostri social e noi ci vediamo molto presto.